vediamo dopo. Ti aspetto qua? E tra quanto te? 10 minuti. Vabbè, ciao, ciao. Vabbè, dai, poi ti aspetto. Vabbè, dai, fatti sentire più tardi. Ciao, ciao. Scusi. Che? Si può alzare per piacere? Perché? Perché c'ero seduta io qui. C'eri? Mo' mi sono seduto io. Ah, ma scusi, io sono stata seduta fino a 2 minuti fa, lei arriva, si siede così, non capisco. Non è finito il turno, tu hai incominciato il mio, qual è il problema? Senti, scusa, ci sono 25, se forse anche di più, libere. Non puoi sederti da un'altra parte. Scusi, visto che stanno liberi, non ti puoi andare a sedere tu a quelle sedie? Non ho capito, a me com'è la per quale principio mi devo andare a sedere da un'altra parte? Se sono stata seduta fino ad ora qui. Principio, e mo' mi sono seduto io. Allora, se le cose stanno così, adesso io non mi muovo di qua e mi sto qui, va bene? Mi piace, signorini, mi sono seduto io, basta, la sedia appartiene a me. Ma che significa la sedia? Io mi sono alzato un secondo, mi giro e mi trovo questo qua seduto. Chi va a Roma per la poltrona? Io l'ho trovata lì, prima mi siedo io. Ma voi uomini siete veramente tutti uguali, non aspettate occasione per farci dispetto, perché lei è un maleducato, mi sta facendo un dispetto a buona buona. Ma il dispetto non è a me, voi donne, che volete la parità di diritti, e mo, siccome ho preso io il posto, non sono sole. È proprio perché sono una donna, nessuno per lei, per cortesia, dovrebbe andarsi a mettere da un'altra parte. Allora, per cortesia, stanno liberi, vai tu all'altra parte. Ma un poco, ma che razza di mamma siete, proprio una cosa... guardi, se lei fosse mio marito, io le darei un caffè avvelenato. Se tu fossi mia moglie, quel caffè me lo berrei. Veloce. Per porre fine alle sofferenze.